crisi congessi, ma cosa devono sapere i cittadini? Ma la situazione di congessi è ormai gravissima, è una società decotta, al tracollo, ha 42 milioni di crediti, è una debitoria di 35 milioni solo ed esclusivamente nei confronti del fornitore Sorical. È una situazione che si protrae da quando è nata, è la fotocopia dal punto di vista del problema congessi della fallita Soacro. Stessi comuni, stessa organizzazione, stessi uomini, stesse problematiche, incapacità a riscuotere i crediti e debiti. Non si paga il fornitore e i cittadini di Crotone tra l'altro pagano una tariffa raddoppiata rispetto a quella che veniva praticata da Soacro e purtroppo ancora oggi una soluzione non l'abbiamo trovata. Concludo questa intervista con una domanda politica. Quando terminerà il mandato del sindaco attuale? Lei si ricandiderà come primo cittadino come avvenne 3 anni fa? Assolutamente no. Perché? Perché non vedo allo stato attuale una formazione politica, un'opposizione unita, compatta. Quindi siamo rimasti in pochi a fare opposizione tra i banchi del Consiglio Comunale. Non c'è un progetto politico da parte della destra. Noi come Forza Italia vorremmo dialogare con le altre forze politiche, ma ognuno va per la sua strada. Il dramma purtroppo dal punto di vista politico di Crotone è che non ci si siede a un tavolo, ci si organizza con un vero e proprio progetto politico che non deve essere estemporaneo come è avvenuto nel caso di specie nel 2020, quando tutte le forze di destra si riunirono e indicarono Antonio Manica come sindaco, ma arrivai tardi, senza un progetto politico chiaro, e quindi alla fine ho perso. In prima convocazione la maggioranza ha disertato l'aula, perché? Ma diciamo che la cosa non è che sia tanto piacevole, però dobbiamo dirci la verità, no? Abbiamo spesso delle problematiche, ma non dal punto tanto di vista politico, ma ci sono diversi problemi anche all'interno del Consiglio, per, ripeto, non dal punto di vista politico, perché magari possono mancare dei consiglieri. Quindi è un problema di numero. Capita, infatti in questo periodo sono mancati diversi consiglieri, quindi era necessario fare il Consiglio in questa data. Quindi solo per questo, perché si tratta di un argomento importante, ci sono diversi argomenti che dobbiamo trattare anche in seguito, tipo la questione ambientale, quindi la questione anche del rigassificatore, eccetera. Quindi era urgente trattare la problematica di Congesi, quindi solo per questo. E quindi si è preferito piuttosto andare direttamente. Cosa viene fuori dai debiti dell'ente comunale? Ma diciamo che questo qui è un debito che noi conosciamo tutti, e non credo che ci sia un comune che non conosca la situazione debitoria di Congesi. Quindi è un debito che comunque, se non ci fosse stata Congesi, il comune, qualsiasi comune, avrebbe la stessa situazione debitoria. È inutile che parliamo. Congesi, e molte volte si parla che è un carrozzone politico, che comunque è stata assorbita, ha fatto la stessa avventura, chiamiamola così, non mi viene un altro termine, della Soacro. Però è anche vero che c'è una parte dei tributi che non vengono riscossi nei comuni, quindi ha voglia a fare i salti mortali. Quindi la problematica è questa, sono dei debiti che comunque l'avrebbe avuto lo stesso l'ente. Concludo con una domanda politica. Quando il sindaco in sua voce terminerà il suo mandato, lei si ricandiderà con lui, sì o no? Ma io veramente non so se mi ricandido più nella città di Crotone. Ci sto pensando, ovviamente, diciamo che è stata pure una bella esperienza in questi 3 anni, però non lo so, ancora non ho deciso. Tuttavia, questa amministrazione ha cercato di fare il meglio, sappiamo tutte le situazioni annose che c'ha la città, non era facile, non è facile tuttora e né chi verrà nel futuro. L'importante è lavorare con una certa serietà e soprattutto una certa onestà, che sicuramente non manca a nessuno, però comunque noi dobbiamo andare al di fuori degli schemi politici
perché comunque la città deve salvarsi da tanti problemi annosi.